sono amici di YouTube, io faccio il video completamente nudo. Se passiamo stasera il turno che arriviamo agli ottavi a far festa, faccio il video nudo col pennacchio che si muove a destra e a sinistra. Raga, dai, non esageriamo, se no mi viene il voltastomaco, però faccio il video in mutanda, cazzo, se vinciamo dalla felicità, perché salterò per tutta la casa, perché comunque io ci credo, raga. Iscrivetevi al canale, campanellina aggiornamenti, pollice in su per il benzinero. Sono straconvinto, io non ho alcuna paura stasera di non vincere questa partita. La cosa che mi preoccupa per la qualificazione al prossimo turno della Champions è il Porto, perché tanti stanno lì a guardare dei gol dell'Atletico Madrid che deve fare, non deve fare. Non ho paura dell'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid si trova a 4 punti per grazia ricevuta, perché se no oggi era un punto, perché ci hanno rubato una partita che avremmo stravinto e saremmo qui a parlare di un'altra cosa. Purtroppo è andata così, ma quello che ci ha messo davvero in difficoltà è il Porto. Il Porto poi gioca in casa, avrà il favore del suo pubblico, è ben allenata da Conceição. Non vorrei subire la mazza in quel posto per una vittoria del Porto. Infatti dobbiamo stare molto molto attenti, cominciamo a pensare alla nostra partita, cominciamo a vincerla, perché io sono sicuro, ma i giocatori devono stare concentrati. Klopp farà turnover, giustamente, perché raga, che cazzo gioca a fare coi titolari se ormai è già primo? Rischi di farti infortunare, non è che ci dà un aiutino a noi. Lo fa perché non è pirla e noi dobbiamo assolutamente approfittarne. Ho visto una cosa, raga, che mi ha fatto ridere il buco del culo. Non so se vi è capitato di vedere che Tramontana ha detto che Çalhanoğlu è un calciatore totale e qualcuno probabilmente si sta già pentendo della scelta che ha fatto. Tramontana, ma vaffanculo. Noi ci abbiamo Diaz, abbiamo la nostra rosa, siamo contenti. Sei contento? Hai Çalhanoğlu, sei felice? Tienitelo. A noi non ce ne frega un cazzo che tu hai Çalhanoğlu. Zero. Abbiamo il nostro Diaz e siamo stra felici così. Formazione di stasera. Il Milan si schiera con Magic Mike Maignan, Theo Hernandez, Tomori, Romagnoli, Kalulu, attenzione, Messias, Messias, noi crediamo in te, facci vincere sta cazzo di partita. Che sì, Tonali, cuore rosso nero, giocherà Krunic, il tanto mistrattato Krunic, dietro le punte Brahim Diaz e davanti Dio Zlatan, quello che ci deve condurre a questa vittoria. È inutile che continuiamo a piangere e a lamentarsi degli infortuni, ne parleremo dopo, finita questa partita, domani, se dovessero andare male le cose. Raga, anche a me gira il cazzo che stiamo avendo così tanti infortuni. Anche a me non mi pare logico e normale aver avuto 29 infortuni da inizio stagione, però vedo che anche tante altre squadre sono piene zeppe di infortuni, quindi continuare a lamentarsi è inutile. Il nostro allenatore, col suo staff, con i medici, dovranno trovare la soluzione. Ha detto che ci stanno lavorando. Ora pensiamo alla partita di stasera, resettiamo tutto. Resettiamo tutto, tutti i pensieri, i malvagi pensieri degli infortuni, queste cose. Ora massima concentrazione per vincere la partita di stasera. Raga, vincere e vinceremo. Andiamo, raga. Dai, sempre forza Milan.